fai oggi? Allora, oggi facciamo gli straccetti. A parte ridere. Gli straccetti del bosco. Gli straccetti del bosco, abbiamo giusto. Il bosco dappertutto, che è una pasta un po' particolare che adesso vediamo. Partiamo subito con gli ingredienti dell'impasto, che è la prima cosa che facciamo vedere, che ha dentro la farina, il pan grattato, le uova, il formaggio grattugiato e l'acqua calda. Quindi anche un impasto povero sotto un certo aspetto. La salsa viene fatta così, con un misto di funghi, quelli che troviamo nel bosco, il porro, la salsiccia, ancora il formaggio, il vino bianco, il prezzemolo tritato e la salvia. Partiamo subito con l'impasto, Antonella, perché è un impasto un po' di anche di recupero, se vogliamo, perché c'è praticamente il pan grattato dentro, che sai, c'era sempre nelle case, quindi bisognava anche valorizzare quello che c'era. E lo mischiamo alla farina e all'acqua calda, non bollente ma calda. E lo facciamo girare in planetaria. Ci aggiungiamo il formaggio grattugiato, anche perché gli dava un po' di sapore. Solitamente erano le croste, che erano quelle un po' più saporite. Sono buone, io metto delle minestre. Sono buone da matti. Anche se le metti nel microonde, si soffiano, diventano una cosa. È buonissimo, sì, davvero. Vabbè. E mettiamo le due uova. Non si butta niente. No, 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 guai buttare le croste, la parte più saporita, insomma. Davvero. E andiamo a mettere anche le uova. Questo è un impasto che deve girare bene, dovete farlo, insomma, lavorare bene e si deve amalgamare il tutto bene. Cosa facciamo? Tanto tiriamo via anche il centrone. Allora, prendiamo poi i funghi, Antonella. Siccome abbiamo sempre problemi di spazio anche nelle cucine nuove, invece di farli in padella, sai cosa facciamo? Li mettiamo in forno. Quindi facciamo... Velina è d'accordissimo. Ti applaudo. Quindi... Aspetta che c'ho la salsiccia, Evelina, che gira ancora. No, i funghi ci spermiamo al forno. Allora, quindi funghi porcini, quelli che congelati. Misti, no? anche misti. Congelati, quelli che trovate, quelli che vi siete magari sbollentati prima, li condiamo con un filo di olio. Sbollentati? Sì, perché i chiodini bisogna sempre sbollentarli prima, perché contengono una sostanza che noi non è che faccia tanto bene. Ah, se vedi, non questa li... cosa, spiegamela bene. Io, vedi, avrei preso la busta dei funghi congelata e l'avrei buttata nel allora, forno. Allora, no, se sono congelati di solito sono già pronti, però se li trovi freschi, il chiodino, il pioppino, sbollentalo sempre, perché è una sostanza dentro che benissimo. È un po' nociva, fa parte delle solanine, una roba del genere. Ormai è diventato un dottore anche lui. I funghi li mettiamo in forno. Okay. Io mi sono quanto già preparato. Tempo? Allora, un quarto d'ora, 20 minuti, 180 gradi, sale e olio sopra. La pasta, che è già pronta, io me la sono già anche tirata un po' prima, perché deve essere un po' grossa, perché facciamo poi delle losanghe. Quindi dobbiamo fare quel lavoro qua. Gli do ancora un colpetto di mattarello. Oh, vedi come rimane? Intanto, Antonella, dobbiamo fare anche un'altra roba. Intanto che questa la facciamo un attimo, la tiriamo su così, prendiamo una padella e ci mettiamo dentro, senza olio, la salsiccia sbriciolata. Senza olio, senza condimenti, senza niente. Sfruttiamo i grassi della salsiccia. Esatto, quello è vero, però. Esatto, sfruttiamo obiettivamente, proprio... Sfruttiamo... Aspetta che ti passo davanti. No, ma non preoccuparti, passi davanti, perché siamo in cucina. Vabbè, però insomma... Allora. Vuoi un'altra? Una sola ti basta? Sì, beh sì, ce l'ho già pronto io poi dopo. Ah, vabbè, allora. Quindi sbricioliamo una salsiccia qua dentro. Una salamella. La salamella, la il salamella. Misurino. Ogni tanto fa così questi fuochi. Vabbè, adesso di qua va, perfetto. Allora la sbricioliamo dentro e poi qua, senza aggiungere nient'altro, andiamo a insaporirla solo con la salvia julienne e un po' di vino bianco, che così gli diamo anche un po' di acidità. E sgrassa. Esattamente. Beh, sgrassa. Dove c'è il... È un parolone. Qua sotto. Dice a tutto. Allora, c'è tutto. Allora, facciamo così, Antonella. Tutto sgrassa. Prendiamo un po' di salvia. Ah, è vero. Quando devi tirar via il grasso dalla cucina non ci metti mica l'aceto, alla fine sì, è vero. Allora. L'aceto alla fine è quello così, un po' mercenario, e lo uso per pulire la cucina. Quindi mettiamo la salvia tagliata così in cottura della salsiccia. Questa qua comincia a sfrigolare. Anto, me la terresti un po' spatassata? Sì, te la spatascio io, perfetto. Mi piace. Perfetto, intanto alziamo anche l'acqua. Tieni la spatassata così. Spatasciata, ricordatevi così che abbiamo i funghi nel forno, sempre. Sì, sì, sì. Prendiamo il porro e lo tagliamo a julienne. Quindi, però a becco di clarino, che è quello così. Trasversale. Di sgaidone, come diremmo noi. Di sgaidone. Di traverso. Ah, di traverso, come il flauto. Esatto. Sì.
soddisfazione a suonare. È il clarinetto. Lo sapevo che il maestro tirava fuori il clarinetto. Vedi che comincia a rosolare, sì, comincia, sì. Perfetto. Ci mettiamo un goccino di vino bianco. Ci ho messo anche la P. Hai fatto bene, Antonella. Un goccio di vino bianco. Un goccio di vino bianco. E va come un crema. Esatto. Quando è asciugato il vino bianco, ci aggiungiamo il porro. E la facciamo stufare per bene. Quindi il porro non è soffritto sto giro, ma è non stufato. Non è soffritto. Pazzetto. Rilascia l'acqua e quindi porta cottura senza aggiungere altri grassi. Vincere l'Evelino d'Oro tutte le volte. Ha ragione. Ho fatto l'abbonamento all'Evelino d'Oro. Adesso, alla fine della puntata, Evelina dirà chi vince l'Evelino d'Oro. Ah, cioè la ricetta più evelinata. Sì, ecco. La ricetta l'Evelina. No, non quello che diresti tu. Non belinata. No. Evelinata. Allora, cosa facciamo, Antonella? Qua, sì, che abbiamo tirato la pasta un po', hai visto, un po' spessina, perché non è solo farina, dobbiamo... Bolle l'acqua, perfetto. L'acqua bolle. Facciamo delle losanghe così, quindi andiamo a prendere... Vedi? Con la... con la rotella. Come delle riginellone. Brava, però poi cosa facciamo? Le tagliamo anche di traverso, anche quelle. Ah, oggi tutto di traverso. Maltagliati, tipo maltagliati. Sì, però... Traversati. È più... gli straversati. Gli straversati. È un po' più grosso, un po' più straccetto. C'erano gli sdraiati, così. Abbiamo gli straversati. E le buttiamo dentro, così, perfetto. Queste un paio di minuti di cottura ce l'hanno. L'acqua ovviamente deve essere già salata. Poi quando avremo pronto, vedi che senti che profumo che fa, sì, quella salsiccia qua col porro. Posso sostituirla? Vai, fai un cambio, no, anzi aggiungiamola, va là, che è così. Oh, dai. Bravo, va. E qua oggi siamo in tanti. Benissimo. Così c'è solo un ultimo passaggio, Antonella, che è quello... Ma così scaldavo tutto bene, sennò sì, non prende il sughino se è troppo secco. Brava, bravissima, deve proprio prendere il sughino. Allora, dentro qua gli diamo anche una mescolata, che così... Perfetto. Ah, bella messa. L'ultima cosa che dovremo fare è mantecarli bene con il formaggio. Infatti ce n'è uno un po' più stagionato, perché ci serve proprio per dare anche il sapore. Quindi perché un formaggio qua... grattugiato a 32 mesi, per dire. No, sì, 30 mesi. No, calcola... tra l'altro, come ci ha detto anche l'Evelina tante volte, contiene meno lattosio, quindi è anche più digeribile per certi versi, per chi magari... Sì, no, non ne contiene. Esatto. Ecco. Non ne contiene. Quindi noi abbiamo questo formaggio qua che metteremo insieme alla pasta, scolandola poco, quindi con un po' di acqua di cottura. Che meraviglia. Perché bisogna poi un attimo. Solo e cosa il prezzemolo. Che ci adesso, il prezzemolo possiamo metterlo anche adesso, che non c'è mica problema. Questo qua, tanto siamo a fine cottura, non c'è nessun problema. Allè, tanto prepariamoci anche un bel piatto da mettere in mezzo al tavolo e da condividere. Questa poi la faccio dopo, perché sennò Alfio rimane senza. Ma sì, figurati quello se rimane senza qualcosa. Allora, facciamo così. Tiriamo sulla pasta, che tanto voglio dire, ha proprio una cottura molto veloce, perché con l'acqua calda la farina è già un po' scottata. Il pane grattugiato, come vede, l'acqua si gonfia, che è un piacere, infatti rende a livello di porzione questa. Perché una volta, Antonella, c'era mica tanto da... Quindi più rendeva e meglio era. È vero che così. Anche adesso, insomma, ci bisogna stare attenti, perché il portafoglio è sempre tanto aperto. Assolutamente, che... infatti. Allora, facciamo così, gli diamo una bella saltata qua dentro. Voilà. Vado? Vai! Mettiamo un goccio d'acqua. Che bella roba, va, che bel piatto ricco, amici picco. Eccolo qua. Va, che mestiere. Daniele Persegani, maltagliati del bosco.